un foglio. Cosa c'è scritto? Ho trovato un foglio. E c'è scritto qualcosa. Le streghe sono ancora tra noi e non sappiamo ancora come annientarle. Il cacciatore Lucio che dà luce. C'è una data. 18 aprile 1872. E come ci è arrivato questo foglio qui? Cosa? C'è una profezia! Dice, le streghe sono morte. Ah, finalmente! Ma ritorneranno in vita il 18 aprile 2016. E il sangue di un innocente, oh Madonna, verrà versato. Il luogo dove le streghe torneranno è il paese degli Alburni. Bauso, il profeta Jan Bell. 18 aprile 1873. Ma stiamo scherzando. Questo già è un luogo che fa paura. Dove ho trovato questo documento così importante. Ma scusate, il paese non si chiama Galdo? Sì, forse a quel tempo si chiamava Bauso. Eccomi qua. Io sono Danilo, il figlio di Lucio. Ah, ecco chi è Lucio che dà luce. Lucio che dà luce era mio padre. E io, quando ho trovato questo documento con scritto le streghe sono ancora tra noi e non sappiamo ancora come annientarle, con la data 18 aprile 1872 e con la profezia le streghe sono morte ma ritorneranno in vita il 18 aprile 2016 e il sangue di un innocente verrà versato. Il luogo dove le streghe torneranno è il paese degli Alburni. Bauso, il profeta Jan Bell. 18 aprile 1873. Io sono il figlio del profeta Jan Bell e farò una telefonata al figlio di Lucio che dà luce. Pronto? Lucio che dà luce? Cioè, figlio di Lucio che dà luce? Sono
il figlio del profeta Yambel. Io ti devo avvertire che la profezia che aveva scritto mio padre non si avvererà, perché era soltanto un sogno che lui si era fatto, ma la profezia non si avvererà mai. Puoi star tranquillo. Sì, infatti è proprio quello che io ti ho detto. Sono il figlio del profeta Yambel. E non si avvererà mai la profezia che mio padre ha fatto. Non si avvererà mai. Ora ti devo salutare. Ciao. Ciao ciao. Io sono Carmine, il figlio del profeta Yambel. E questa è la prima casa della prima strega. Questa è la seconda casa della seconda strega. E questa è la terza casa della terza strega. Perché un tempo le streghe erano tre. Questa invece è la piazzetta dove le tre streghe si riunivano e facevano le proprie danze. Sono sempre Carmine, il figlio del profeta Yambel. Io ho ricevuto una telefonata da Carmine, il figlio del profeta Yambel, e mi ha detto che la profezia di tuo padre non si avvererà, perché era stato soltanto un sogno. E quello che c'è scritto sulla profezia: le streghe sono morte, ma ritorneranno in vita il 18 aprile 2016, e il sangue di un innocente verrà versato. Il luogo dove le streghe torneranno è il paese degli Arburni, Bauso, che adesso si chiama Galdo. Però non è questo, secondo me, il paese dove le streghe torneranno in vita e il sangue di un innocente verrà versato. Non è Galdo. Perché io sono sicuro che è Sicignano. Sono entrato nell'ufficio di mio padre. Sono Carmine, il figlio del profeta Yambel.
Mio padre ha un bell'ufficio, molto bello davvero. Ho trovato una lettera e l'ho lasciata a mio padre. Carissimo Carmine, sono tuo padre, il profeta Yannobel, e ti devo comunicare che anche se sono nato il 21 dicembre 1800, sono ancora vivo e sono molto meglio di un giovane. Io ho preso un farmaco molto miracoloso e sono rimasto giovane, anche se in realtà sono vecchio. Devi sapere che la profezia delle tre streghe si avvererà, perché io sono un profeta e sono stato inviato sulla terra per dire a tutti che nel 1873 è stato un mio errore di calcolo, perché le streghe torneranno in vita a 600 anni, e non Bauso, chiamato Oragardo. Devi dire al tuo amico Danilo, che io conosco, che lui è innocente, e sarà lui a morire, perché la terza strega ha spostato il suo scheletro, e non si riuscirà a trovare. E il sangue di Danilo verrà versato, e si riuscirà a sconfiggere la terza strega di Sicignano. Devi pure sapere che le tue streghe sconfiggerai tu, pugnalandole con un pugnale, e dopo vi accorgerete che lo scheletro della terza strega non ci sarà, e così potrai sapere come sconfiggere la terza. Se vuoi trovarmi, devi invocarmi, e io apparirò a te. Come? Bene. Te lo spiego. Devi fare tre giravolte. Una, due e tre. Ah, no, aspetta. Devi dirlo forte tre volte e io apparirò. Ma non farlo adesso. Ah, scusa, scusa papà, scusa. Io ti avverto, non farlo adesso e ti ritroveresti spiaccicato al muro. Ma com'è cattivo, mi vuole uccidere. Scusa papà, non lo farò, non lo farò. Sono pronto per invocare mio padre, il profeta Yannobel. Uno, due, tre. Yannobel, Yannobel, Yannobel! Appari a me! Sono apparso a te, Yannobel! Io sono il profeta Yannobel. E sono il padre di Carmine. E abito nella stessa casa di Danilo, e lui non lo sa. Io ho scoperto che il profeta Yannobel è mio fratello, e quindi sono lo zio di Carmine. Sono Danilo, quindi Lucio che dà luce non è mio padre vero. Sono stato adottato e non lo sapevo. Perché non me l'ha detto mio padre adottivo prima di morire? Io vivo da solo. Mia madre adottiva è morta e si chiamava Azrael. Ma... aspetta, lei era una strega. E per di più la prima. Lei aveva una sorella di nome Learaza,
che era la seconda strega, e una terza sorella di nome Rabael. Meno male che ho scritto tutto. Se fosse stato vivo mio padre adottivo, lo avrei picchiato, perché ho scoperto di essere a conoscenza della verità che non mi è mai stata rivelata e non sono più innocente. Sono un colpevole perché dovrò uccidere Carmine, quel finto amico, o qualcun altro al suo posto? Non so come andranno le cose, ma vedremo più là. Perché non mi è mai stata detta la verità. Ora ho scoperto la verità. E per me è una verità sconvolgente. Ciao, io sono il padre adottivo di Danilo. Oggi è la mattina del 18 aprile 2016 e dovete sapere che questa notte le streghe non torneranno in vita. Il profeta Yambel, il figlio e mio figlio adottivo si sbagliano. Le streghe non torneranno in vita. Aveva ragione mio figlio che diceva che credeva che le streghe a Secignano torneranno in vita. Ma io, che so la verità, vi devo comunicare che le streghe a Secignano non torneranno mai, mai, mai in vita. Questa notte succederà qualcosa, ma non di certo che le streghe tornano in vita. Forse in un futuro prossimo le streghe torneranno, ma non sarà la data 18 aprile 2016. Non sono mai state trovate gli scheletri delle streghe, mai trovate a Secignano. Quindi io so che è questa la verità. Le streghe a Secignano non ci sono mai state e non torneranno mai in vita. Questa notte succederà qualcosa, però non quella che le streghe tornano in vita.
io sono Carmine. Ma le strette non lo vedo. Non era questa notte. La notte delle streghe. Ah, giusto, forse devo dire questa cosa. Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte. Danzano le streghe. Ma qua non le vedo le streghe. Non le vedo. Quindi la profezia si è rivelata sbagliata e non so quando le streghe torneranno in vita. Sono Carmine, ma neanche a casa loro ci sono le streghe. Dove sono? Non le vedo. Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stasera balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe. Ma qui non le vedo. Dove sono le streghe? Non le vedo. Quindi è vero, la profezia si è rivelata sbagliata. Cosa? Ah già, mi sono ricordato che il padre di Danilo, da come mi ha detto che la profezia è sbagliata e aveva ragione lui, aveva ragione. Il padre di Danilo forse le ha già uccise lui. Non ci sono, non ci sono, non ci sono le streghe qui, non ci sono più.